Che bella giornata per giocare a calcio in giardino. Groovy, prova a fare gol. Devi prendere meglio la mira. Cosa succede, bambini? La palla è dall'altra parte della strada. No, bambini! Non potete correre così vicino alla strada. È molto pericoloso. Lo so, Phoebe. Dobbiamo prendere la palla, ma bisogna seguire alcune regole di sicurezza stradale per attraversare la strada. Pops, mi aiuti a spiegarle? Primo, dobbiamo cercare un attraversamento pedonale. Sono delle strisce dipinte per terra che segnano il percorso verso l'altro lato della strada. Si chiamano anche zebre perché sono bianche e nere. Secondo, aspettare che il semaforo diventi verde per i pedoni. Il semaforo è un segnale luminoso che indica chi deve passare per primo. Ce n'è uno per le auto e uno per i pedoni. Voi dovete guardare quello con i pupazzetti. Con il rosso bisogna fermarsi, con il verde si può passare. Perciò, quando è verde, possiamo attraversare. Terzo, guardare da entrambi i lati per vedere che non ci siano auto. E quarto, aspettare che le auto si fermino del tutto. Esatto, pronti per attraversare e recuperare la palla? Seguiamo le regole di sicurezza stradale. Primo, cercare un attraversamento pedonale. Giusto! Aspetta, Groovy, non ancora! Secondo, dobbiamo aspettare che il semaforo diventi verde per i pedoni. La luce è diventata verde. Terzo passaggio. Guardare da entrambi i lati che non arrivino auto. E come ultima cosa, aspettare che le auto si fermino del tutto. Ora possiamo attraversare. Prendiamo la palla! Missione compiuta! Abbiamo recuperato la palla. Torniamo a casa e continuiamo la partita. Dobbiamo attraversare di nuovo. Ricordatevi quello che abbiamo imparato. Cosa? Il semaforo si è rotto. Così non possiamo attraversare. Le auto si devono fermare. Cosa possiamo fare, bambini? Groovy, ci aiuti? In cosa può trasformarsi Groovy per fermare le auto così che possiamo attraversare? In un biberon? Un cartello rosso di stop? O in un ragno? Giusto! Groovy deve trasformarsi nel cartello rosso di stop. Ricordate, rosso vuol dire fermarsi. Se vedono il cartello rosso di stop, le auto saranno obbligate a fermarsi. Ma bisogna sempre guardare prima da entrambi i lati e non attraversare mai se arrivano delle auto. Molto bene! Continuiamo a giocare? Bambini, cosa dice Pops? Oh, è vero! Hanno lasciato la porta aperta! Molto bene, Groovy! Evitare situazioni pericolose è il consiglio migliore per la sicurezza stradale. Perfetto! Benvenuti alla gara di travestimenti di Groovy il marziano! Come giudici abbiamo la signorina Phoebe, il signor Tenerone e il signor Miele. Non vediamo l'ora di scoprire con quali maschere ci stupirai, Groovy. Pronto? Wow, Groovy! Che bel leone! Vediamo che voto ti danno i giudici.
Abbiamo un 3, un 5 e uno 0. Miele, non te ne fa passare una, Groovy. Vediamo il secondo travestimento della serata. Groovy, mi sa che hai fatto un pasticcio con i personaggi di Toy Story. Vediamo cosa ne pensano i giudici. Groovy, non siamo riusciti ad aumentare i punti. Terzo e ultimo tentativo. Hai pensato a qualche super travestimento? Wow! Stupendo! Ai giudici piace tantissimo! A tutti! Wow, questi gelati di frutta sembrano davvero buoni, squisiti! Il gelato di Phoebe ha due palline alla fragola e il gelato di Groovy... 1, 2, 3, 4, 5 palline di diversi frutti! Che goloso! Attento, Groovy! Oh, oh, che peccato! Groovy, non è colpa delle onde! Groovy, quello è il gelato di Phoebe. Deve decidere lei se vuole condividerlo con te o no! Brava, Phoebe! Bisogna sempre condividere! Adesso potete godervi tutti e due un bel gelato fresco e salutare! Gnam! E ora divertiamoci in spiaggia con gli amici! Che divertente! Siete un'ottima squadra! Che caldo! Facciamo un bagno? Oh no! Ci sono troppe onde! Anche con il salvagente può essere pericoloso! Trovato! Sapete cosa sarebbe divertente? Fare una piscina nella sabbia! È facilissimo! Dobbiamo solo scavare un buco e riempirlo di acqua. Groovy, trasformati in escavatore. Giusto! Prima dobbiamo fare un buco. Bello profondo! E poi? Esatto! Riempirlo di acqua! Se spruzzi tutto fuori, dovrai riempirlo di nuovo! Buon divertimento!
Che bella giornata per giocare sull'altalena. Wow, Phoebe sa andarci da sola. Groovy, perché non provi anche tu? Sembra divertente. Dai! Molto bene. Aspetta, cos'è? Una talpa? Dove sta andando? A casa sua? Impariamo quali sono le case degli animali. Le talpe vivono nei cespugli? No, era solo una lumaca. Le lumache vivono nel loro guscio. Si portano dietro la casa. Guardate lì! Un ragno! I ragni costruiscono le ragnatele per vivere e intrappolare le prede. Continuiamo a cercare la casa della talpa. Guardate, bambini, una rana! Le rane vivono negli stagni. Che divertente! Bambini, guardate, il sentiero finisce in quel buco. Deve essere la casa della talpa. Groovy, cosa fai? Vuoi vedere com'è dentro? Le talpe scavano delle tane che sono collegate da tunnel, perciò compaiono dappertutto in giardino. Wow, è enorme, eh? Pops, dove vai? Guardate cosa ha trovato. Sta nascondendo un uccellino. Oh no! Sto per cadere! Grazie al cielo l'hai preso. Come sta? Ciao, uccellino! No, non sa ancora volare. È piccolo. Dobbiamo aiutarlo a tornare a casa. Sapete dove vivono? Gli uccelli vivono nei nidi che costruiscono sugli alberi. Ma il suo nido è troppo alto. Come facciamo ad arrivarci? In cosa può trasformarsi Groovy per aiutare l'uccellino? Un hula hoop? Una macchina fotografica? O un camion dei pompieri? Esatto, bambini. Groovy deve trasformarsi in un camion dei pompieri. Molto bene, Groovy. Ci sei quasi. Benvenuto a casa, uccellino. Bambini, volete fare un gioco? Dove vivono questi animali? Guardate, questi sono gli animali che abbiamo incontrato. Una talpa, una lumaca, un ragno, una rana e un uccello. Sapete dove vivono? Vediamo, dove vive la talpa? In una tana, un guscio, una ragnatela, uno stagno o un nido? Esatto! Le talpe vivono nelle tane. E dove vive l'uccello? In un guscio? Una ragnatela? Uno stagno? O un nido? Esatto! Gli uccelli vivono nei nidi sugli alberi. E le lumache? Dove vivono? In un guscio? Una ragnatela? O uno stagno? Giusto, le lumache vivono nei loro gusci. E le rane, allora? In una ragnatela o uno stagno?
Sì, le rane vivono negli stagni. Resta solo un animale, il ragno. Eh sì, i ragni vivono sulle ragnatele. Ripassiamo tutto un'altra volta. Le talpe vivono nelle tane. Gli uccelli vivono nei nidi sugli alberi. Le lumache vivono nei loro gusci. Le rane vivono negli stagni. E i ragni vivono sulle ragnatele. Molto bene! Benvenuti al Santuario degli Animali. Che divertente! In un santuario ci sono animali da fattoria che sono stati salvati e ora vivono insieme felici. Volete conoscerli? Dai! Ci sono le mucche con un vitellino. Un toro simpatico. Una capra. Una pecora. Galline e pulcini. Un gallo. Mamma anatra con i suoi anatroccoli. E anche maialini e un tacchino. Oh no! Sta arrivando il temporale! Ripariamoci tutti dentro la fattoria. Cosa succede, Phoebe? Cosa? È sparito il vitellino? Groovy, il vitellino è scomparso, dobbiamo ritrovarlo. È lì? Neanche lì. Nemmeno là. Dove può essere? Guarda, Groovy, il temporale ha fatto un buco nel muro. Bambini, sarà scappato da qui? Andiamo a cercarlo. Guardate, ci sono impronte fino al bosco. Saranno sue? In cosa si può trasformare Groovy per provarlo? In una palla? In una lente di ingrandimento? O in un pennello? Esatto, in una lente di ingrandimento. Sono impronte di vitello? Perfetto, se seguiamo le impronte lo ritroveremo. Cosa? Non ci sono più impronte? Guardate, un uccello! Magari ha visto il vitellino. Bambini, glielo chiediamo? Signor uccello, ha visto un vitellino? Si è perso! Sì! Groovy, seguilo! Dov'è? Il vitellino è intrappolato. È caduto e ora non può risalire. Bambini, in quale mezzo si può trasformare Groovy per salvare il vitellino? In un autobus? Un'auto della polizia o una gru? Ovvio, in una gru! Molto bene, bambini! Perfetto, con molta attenzione salviamo il vitellino. Com'è contento! Vorrà di certo tornare dalla sua mamma. Ottimo lavoro, bambini. Torniamo alla fattoria per aiutare ad aggiustarla. Non importa quanto sia forte il temporale, noi insieme siamo più forti. What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes, subscribe, kids. Groovy the Martian, official channel.